Ciao, siamo E Vale. Henry. Oggi vi faccio una torta di cachi con amaretti e cioccolato, a modo mio. Ingredienti per una torta di cachi con amaretti e cioccolato: 250 g di farina 00, 200 g di amaretti. 2 cachi mela, 3 cachi morbidi, 200 g di zucchero, 5 uova, una bustina per dolci di lievito, 150 g di burro, 100 g di cioccolato fondente al 50%, un pizzico di sale, un cucchiaio di miele di acacia e un po' di zucchero a velo per la finitura. Ho lavato i cachi, li ho asciugati, adesso tolgo il picciolo, lo taglio in quattro e togliamo la polpa. La polpa la metto nel mixer, tiriamo via la pelle. L'ho frullato a intermittenza, per far sì che non si ossidi la polpa del cacco. Adesso prelevo 300 g di questa polpa e la metto in una ciotola a parte. Ok, servirà dopo. Della polpa restante aggiungo un cucchiaio colmo di zucchero e il cucchiaio di miele. Poi questa salsa la frullo e va messa in frigo perché poi servirà come cremina quando la torta è pronta. Ho lavato i cachi mela, ora li taglio, togliamo il picciolo e li tagliamo a spicchi, possibilmente uguali se ci riuscite. Ho spezzettato il cioccolato fondente, adesso aggiungo il burro, anche lui l'ho tagliato a pezzettini. Lo mettiamo assieme e fondiamo il tutto assieme. Lo sto facendo a bagnomaria. Ora il burro e il cioccolato sono quasi fusi, ancora un paio di minuti, poi spengo e lo lasciamo raffreddare. Ora frullo i 5 rossi d'uovo che ho separato dall'albume, aggiungendo il resto dello zucchero e un pizzico di sale. Ora monto gli albumi delle uova che avevo messo da parte. Alle uova sbattute con lo zucchero inizio a incorporare gli altri ingredienti della torta. Metto il cioccolato a filo, gli amaretti che ho sbriciolato a mano, i 300 grammi di polpa di cachi che abbiamo frullato, ora mettiamo la farina con il lievito, li passiamo al setaccio. Io ho già mischiato la farina e il lievito. Ho finito con la farina, ora incorporiamo gli albumi montati a neve. Poco per volta, dal basso verso l'alto. Ho rivestito una tortiera con la carta da forno, ora inseriamo il composto nella tortiera. Un po' per volta. Ora inseriamo il cacomela. Io ho usato una tortiera da 24 centimetri. Il cacomela lo spingiamo bene in fondo, lasciamo fuori solo il dorso, li mettiamo a raggiera. Ora la metto in forno, il forno è già caldo, deve essere a 180-190 gradi per 50 minuti circa, da tenere sempre sotto controllo, dargli sempre un'occhiata. Ci vediamo dopo.
È pronta la torta, spengo, la tolgo e la facciamo raffreddare. La finisco con lo zucchero a velo. Questa crema che ho preparato all'inizio va mangiata assieme alla fetta di torta. Questa è la torta di cachi con amaretti e cioccolato fatta a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuta la torta di cachi con amaretti e cioccolato? Se vi è piaciuta, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!